vuoi uccidere zia? Cosa stai dicendo? No, Clotilde, tu non sai quello che dici. Vuoi un po' di caffè? No, so benissimo cosa sto dicendo, so cosa sto per proporti e non voglio altro caffè. Proporvi? No, io non voglio nessuna proposta, va bene? Non voglio uccidere zia, ma sai perché? Perché io sono pazzo. Sono psicolabile, io sono pazzo. Non mi sono passati 10 anni di analisi, 10. Non ho più il fisico, dovrei contare solo sulla mia infermità mentale, perché non è cosa possibile. Teo, è vero che tu sei pazzo? Sì, Teo, tu sei veramente molto pazzo. Vabbè, no, grazie. Comunque io non voglio uccidere zia Agata, né tantomeno esserne complice. Poggiate i bambini, caffè? Che cos'è Morta zia Agata? Questo spettacolo, allora, fondamentalmente, come lui diceva, non ha un significato fondamentale Morta zia Agata. Morta zia Agata non vuole insegnare nulla, non vuole dare una morale. Morta zia Agata è un pretesto. È un pretesto per divertirci, noi attori in primis, far divertire il pubblico, fare del teatro... spero buono, di qualità, cantare, giocare soprattutto. Per fare soldi non so cosa troverei. Se ti piovessero di colpo addosso, non è possibile, lo sai. È una follia pura, fondamentalmente. Ed è molto 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 divertente. Sono tre nipoti che vogliono uccidere una vecchia zia per l'eredità. Il testo fondamentalmente è banale, però c'è tutto il contesto, tutto come viene detto, come viene affrontato questo argomento dell'avidità di questi tre nipoti. Rendersi conto che non può più fare quello che faceva prima, insomma, sempre per il suo bene, se riposasse in pace, allora sarebbe un sollievo per lei, non soffrirebbe più. Poi ci sono le altre due figure che sono onnipresenti, onniscienti, perché sanno tutto, e sono queste due figure che da testo vengono chiamate le voci. Quindi possono raffigurare sia l'alter ego degli attori, dei personaggi, quindi di Cunegonda, Dazio e Teo, sia la morale, perché anche loro hanno un loro atteggiamento particolare nei confronti di questi tre nipoti. A volte li sgherniscono, li prendono in giro. Salve! Mi risponde? Pizza a domicilio 24 ore su 24. Lasciate la vostra moglie. Nome, cognome, indirizzo e il vostro numero di telefono privato. Il tutto dopo il segnale acustico. Tenetevi caliente. Le pizze cosa? A casa vostra. Soddisfarvi. Al più presto. Gnam gnam. Una 4 formaggi senza gorgonzola e una margherita. Dazio Dori, via dei 7, civico 7. Mi raccomando, al più presto. E che le porti il ragazzo che state attraversare la strada, Grazie. Daria. Questa commedia? Molto bella, molto divertente, molto vivace, musica, loro tutti bravi, insomma. Il testo è molto ironico, la regia è bella. Chi ti ha colpito di più? Tutti bravi, ognuno dà il meglio di sé, ognuno dà il suo apporto allo spettacolo, per cui tutti quanti molto bravi. È stata rimessa in cartellone questa commedia recentemente. Tu l'avevi già vista la prima volta? Sì, l'avevamo già vista, l'avevo già vista la prima volta. Ho rivisto le repliche con grande piacere. Quindi si può vedere più volte e invitiamo tutti a venire a vederla. Assolutamente. Assolutamente. Va bene, grazie. Grazie Daria. A voi. Allora poniamo fine a questa sua sofferenza. Certo, sempre per il suo bene.